Logicamente il cavo non basta. Porco Dio. Ora vediamo se qua il cavo è arrivato, ma io so già di no. Infatti io sono qua e il cavo ondo cazzo sta. Ah, dai che ci arriva. Che culo. Ci arriva. Miracolo. Miracolo. Per una volta fottermene ha funzionato. Miracolo. Ora io farò tutto con una mano per la vostra gioia, perché io adesso entro in questo cazzo di tubo, questo, e poi devo entrare qui, capite? E ho finito, ecco, vedete, l'ho fatta, distrutto. Ma ce l'ho fatta. Entra, entra, porco. Ecco fatto. Poi glielo ficco così e questo rimane così. Me lo metto qua per ora. Sì, ho vinto. Ho vinto. Sfinito, ma ho vinto. Ed ecco il cavo di rete che arriva perfetto qui. Dove c'è il Zutej, fantastico, vittoria socialismo lui, vittoria socialismo lui. Ovviamente il cavo non entra nel corrugato, quindi ho dovuto usare un altro cavo come sonda, perché non ho una sonda, perché come spesso accade l'ho prestata e non so più a chi, e comunque userò, no, ma è impossibile, io non ce la farò mai, questo. Il nastro isolante si disfacerà all'interno. Vediamo, io ci provo, ma dubito di riuscire a tirarmi il cavo di rete. Poi io lo sto attorcigliando come un porco bastardo. Va bene, o va così o va a fanculo, eh. Ecco, io me lo sto tirando con odio. E sì, ce l'ho fatta, sì. Con odio, ora qua gli lascio la curvetta e ho vinto. E ho vinto. Ora se ci riesco, vedo di sistemare questo schifo. E qua c'è ancora uno schifo. Se vi ricordate, questo è il sistema, il metodo Masai con cui abbiamo cementato questa merda storta. Io non ne posso più. Fa un caldo boia. Fa veramente un caldo boia e qua mi saltano via i pezzi qui dalle guide. Vaffanculo, ma che cazzo di impianto di merda che ho. Ok, va bene, non posso fare nient'altro. Adesso vedo cosa posso inventarmi qua per la gestione dei cavi, perché veramente qui c'è un troiaio. C'è veramente un troiaio, un trogiaggio, è un trogiaggio, è un trogiaggio di Gotowi, Wojtyla Gotowi. Ora, se riuscissi a togliere un pezzo di questa guaina del cazzo di... La guaina del cazzo di Gesù Cristo. Il cazzo è stato fatto con questa guaina. Ecco, questa l'ho tolta. Ora, se riuscissi a togliere un po' anche questa... Ovviamente non si toglie, perché... Tardo, capite? Eh sì. Tardo. Io sto grondando sudore. E ovviamente tutto questo, signori, voi non fatelo mai. Io sono un professionista. E posso fare queste cose, come vedete, da vero professionista. Sto sguainando un cavo in un quadro
Vedete? In un quadro sotto tensione. Voi non fatelo mai, perché in questo momento potrei tagliare una fase e potrebbe scoppiarmi in faccia, cosa estremamente divertente. Io lo faccio perché sono un professionista, voi non fatelo mai. Adesso tutto questo porcaio qua, questo troiaio di Wojtyla, lo devo rimettere dentro. Quindi lo devo mettere dietro e dentro. Quindi così. Devo rimettere questo qui, schiacciarlo con rabbia e avvitarlo. Avvitarlo nella sua di sede che non si vede. Cacciavite, dove è finito? Oh. Allora, vediamo. Ecco, lì gliel'ho messo in culo. Qua vorrei sinceramente evitare di schiacciare. Perché non si avvita, porca. Ecco, questo lo metto così. Questo però lo volevo un poco levare dal cazzo. Io non lo so chi progetta queste cassette. Io poi vorrei vederlo montarle, queste cassette, quando i cavi non ci entrano. Vorrei proprio vederlo montare queste cassette di merda, con i cavi che non ci entrano e con il magnetotermico che non scorre perché ci sono i cavi in mezzo al cazzo. Vorrei proprio vedere come fa. Allora, io questo, come cazzo lo devo mettere così? Ah, fanculo! Io non lo so se va messo così. Però qua, questo è tutto storto. E questo è tutto storto. Oddio, che schifo. Qua cascano pezzi, dalla prima all'ultima, Ma qua non si vede un cazzo. Ma come si fa a avvitare una cosa qua? Com'è possibile? Cioè, come cazzo l'hanno immaginata questa merda? Cagata und vomitata. Come cazzo l'hanno pensata? Cioè, ma veramente, guardate che merda! Allora, io questo l'ho messo, ovviamente tutto arrivano tutti di lato. Ecco, ho anche staccato la corrente, vaffanculo. Ma questo ondo cazzo va? Ma questo va giù, ma come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile? Com'è che questo è sotto l'altezza di... Ancora. Porca. Chi è?
Questo l'ho avvitato, non so come. Ma... Fanculo. Maledetto. Adesso comincia la vera e propria apoteosi dei cazzi. Total cazzi apoteosis. Lillo. Allora, vediamo se riesco a... Se non mi cadessero gli oggetti dalle mani perché sto letteralmente tremando dalla fatica. Sono esausto. Sono esausto. Esausto. Ora devo accendere la luce perché non si vede un cazzo. Sono esausto. Ah, ecco, adesso si vede molto meglio. Come si vede bene. Ora, crimpare cavo di rete con la pinza nuova. Ed è quello che sto facendo. Tanto via questa merda. Ho visto che forse questa pinza riesce a spellare il filo come si deve. Proviamoci. Io metto qua, ho fatto il taglio e ora vediamo. In effetti sembra che abbia funzionato. Ma guarda un po', che strano. Chissà se questi mi si spezzeranno nelle mani tra poco, come è probabile che accada. Adesso devo sistemare questa merda in base ai colori, quindi in base al colore del cavo di rete, quindi bianco arancio e bianco e arancio, poi bianco verde e poi abbiamo un blu, poi abbiamo un bianco blu verde e qui abbiamo bianco marrone e marrone, eccoli qua. Sono riuscito più o meno a sistemarmeli. Ora li verifichiamo di nuovo. Bianco arancio, ecco infatti, tutto un casino. Bianco arancio, arancio, bianco verde, blu, bianco blu, verde, bianco marrone e marrone. Eccoli, codici colori perfetto. Bianco arancio, arancio, bianco verde, blu, bianco blu, verde, bianco marrone, marrone. Adesso devo crimpare. E adesso per crimpare devo cercare i plug adatti. I plug adatti li ho tutti sparpagliati qua. A cazzo. Allora, vogliamo mettere questo? Ma sì, mettiamolo, rischiando di smerdare tutto il passaggio dei cavi che ho appena sistemato. Ecco qua. Bianco arancio, arancio, bianco verde, blu, verde, non è marrone. Perfetto, è rimasto sano. Adesso, se io volessi ficcargli questo... Siamo sicuri che... Ah, ma questo è quello di minchia. Questa è quella forma di coppola di gran cazzo. Con la merda di minchia seghettata che ci nuota dentro. Quindi questo è un troiaio. Un troiaio di una voitilaggine incredibile. Io potrei metterci questo. Però... Questo coso a me non ha mai funzionato. Non ha mai funzionato. Perché sono più larghi, questo è più largo, quindi adesso io metterò un plug normale. Purtroppo non ho plug schermati di tipo diverso, quindi metterò gioco forza un plug normale. Oppure una parte di me ci vuole provare, una parte di me vuole provare a crimpare il cavo con uno di questi. Io ci voglio provare, sì. Voglio provarci per l'ennesima volta. Voglio fare la minchiata e poi pentirmene. Sì, voglio farlo. Ecco, io metto questo cazzo
Ed ecco infatti i due fili che entrano dentro insieme. Ecco, ora sembrerebbero a posto. Ma se io ficco questo dentro, ora la rabbia aliena che mi contraddistingue, mi dice che se io crimpo, qua non funzionerà più un cazzo. Ma io ci voglio provare. Ci voglio riprovare, sì. Voglio farmi male. Voglio farmi del male. Quindi ora io questi cazzini mi preoccupo che siano messi nei cazzi giusti. Ecco, io crimpo così. Magari anche un po' indietro, così non c'è bisogno che... Capito, no? Cosa voglio dire? Non c'è bisogno che ficco. Crimpo, ho deciso, crimpo. Li ho messi a filo perché non uso la crimpatrice quella del cazzo, ma uso quella della minchia, questa qua, che mi ha consigliato Fabio. E ora crimpo con odio, con rabbia inaudita. Eccola la crimpatrice che sto usando, eccola. Comprata su AliExpress. Il cavo sembrerebbe crimpato. Ora, se riesco adesso a far andare questo pirlo di massa sotto qui, io potrei anche in qualche modo crimpare questo, ma non penso che questa pinza abbia un crimpacazzi in culo. No, non ce l'ha. Quindi userò questa. Una merda. È venuta una merda. No, è venuto benino. Tutto sta a vedere se funziona, perché questo andrà nel Power over Ethernet che ho preso ed è qui, con condensatore esposto che io ora isolerò meglio con il nastro autoagglomerante. Ecco il nastro autoagglomerante. Ve l'ho già parlato in un altro video, comunque si spezza, poi si toglie la copertura, poi si attiva il nastro autoagglomerante tirandolo, allungandolo, vedete, lo sto allungando veramente tanto senza spaccarlo, e poi lo potete usare per chiudere tirando e lui si auto incolla a se stesso e si auto agglomera e diventa un pezzo di gomma unico, sano. Poi basta schiacciare, lui aderisce a se stesso, come potete vedere, diventa un cazzo gommato, un bel cazzo gommato, e vaffanculo. Ora vediamo se riusciamo a collegare questo poi, e soprattutto a capire che ovviamente non possiamo collegare questo poi. Perché? Perché c'è questa porca sciuco e qui le spine sono quelle italiane. Vediamo se trovo un adattatore. Ed ecco l'ennesimo adattatore per queste spine tedesche del cazzo. Cavo antenna, io ho sfondato questo mobiluccio, così posso tranquillamente ficcare le cose. Ora qui abbiamo Poe e quindi ficco Poe. Dopodiché abbiamo una presa LAN e ficco LAN. Ok, dopodiché questo io lo ficco dentro così alla meno peggio. Lo ficco dietro in una porta libera, che presumo sia questa. Ovviamente il senso della porta è al contrario. Ecco. E ora, questo attorcigliamento di cavi bastardi, posso vedere se ficcando la spina succede qualcosa. Il Poe si è acceso. E bisogna vedere se questa connessione di rete adesso sale, vuol dire che l'antenna si è accesa. E adesso passiamo al lato computer. Al lato computer. In tutto questo ovviamente noi non abbiamo neanche orientato l'antenna, quindi intanto vediamo se essa si accende, e io ne dubito. Perché? Perché sicuramente quel plug che ho appena montato sarà guasto. Io lo so già che è guasto.
perché è sempre così. Sti plug li devo prendere e buttare. Infatti niente, nemmeno per il cazzo. Devo rifare il plug, lo sapevo. Ho crimpato con un plug normale comprato 10 anni fa dai cinesi. E vediamo il risultato. Niente da fare. C'è qualcosa che non va sull'antenna. Io non ho parole. Non ce la faccio più. Veramente non ce la faccio più. Non ce la faccio più. L'antenna è salita un attimo e poi non si è vista più. Ah, eccola! Quindi il plug nuovo ha funzionato. Maledetto puttana. Tardo. Cane. Porco. Mi sono rotto la vita per questa cosa. Mi sono rotto veramente la vita. Mi sono rotto la vita. Attenzione, abbiamo già un ponte radio. Siamo sempre a 6,5, 15, 6, sì. Beh, c'è qualcosa, eh. Quindi siamo già più o meno orientati. Va meglio. Va già meglio. È possibile che io già riesca a pingare l'altra antenna, antenna museo. E riesco già a pingare l'altra antenna. Il ponte radio è ripristinato. Io mi sono levato la vita. Grazie, arrivederci. Maledetta estate del porco.